Avere un presidio qui è importantissimo perché è un po' l'immagine della città e è importantissimo perché restituirà ai cittadini quel senso, diciamo, di rassicurazione e sicuramente sarà un forte deterrente sia ai fini del degrado sociale che ci interessa in modo particolare e anche ai fini del controllo e presidio del territorio e quindi della criminalità e della delinquenza. La Polizia Municipale avrà presto una mini caserma nel cuore del centro aretino in piazza Guido Monaco. Il presidio infatti sorgerà all'interno di questi locali che fino a poco tempo fa ospitavano un mini market. Sarà una specie di piccolo presidio, postazione della Polizia Municipale, non un ufficio pubblico, ma un punto, diciamo, di appoggio e un distaccamento, così possiamo definirlo, della Polizia Municipale. Importantissimo perché, come avete visto spesso, questa è una zona interessatissima, tant'è che le nostre pattuglie sono costantemente in questa zona, salvo appunto i momenti in cui sono necessari in altre situazioni. Nei mesi scorsi l'amministrazione comunale aveva pubblicato dei bandi attraverso i quali i proprietari di immobili della zona potevano rendersi disponibili e redigere un accordo con il comune. L'unico a farsi avanti è stato proprio il proprietario del fondo dove adesso sorgerà il nuovo presidio fisso. A breve faremo un contratto di affitto in modo tale che qui continuerà a esistere per anni un presidio. L'impegno di spesa previsto è di 700 euro al mese. Il nuovo presidio aprirà i suoi battenti entro la fine di luglio. Sarà uno strumento per combattere sia principalmente il degrado sociale e poi per controllare il territorio in una delle zone che è sempre stata le più calde insieme al Colle del Pionta e a quella zona di Saione che possiamo definire la famosa ex standard.